Benvenuti ad una nuova puntata di Cronache e Commenti. Il Consiglio regionale è raccontato da noi attraverso tutto quello che è il dibattito che eh, si svolge all'interno del parlamentino toscano. Molti gli argomenti anche durante questa seduta di fine marzo, 26 e 27 marzo, si è riunito infatti il parlamentino toscano. Andiamo a vedere quali gli argomenti principali toccati proprio da maggioranza e opposizione. Interrogazione da parte del Movimento 5 Stelle sulla TAV di Firenze e sul pericolo di scavo sotto la città. Informativa sul piano acqua è stata esposta dall'assessore Monni. Repliche da parte dell'opposizione. Alloggi di edilizia popolare: bocciata una proposta dell'opposizione sull'alienazione e la possibilità di nuovi alloggi. 66 milioni di euro in arrivo dal governo per i danni dell'alluvione di novembre. Un'interrogazione sui rischi dello scavo che sta effettuando la talpa sotto il terreno di Firenze per realizzare la stazione alta velocità è stata al centro dell'intervento del Movimento 5 Stelle. La consigliera Galletti ha espresso le preoccupazioni dei cittadini sulla stabilità degli edifici, chiedendo chiarimenti al Presidente Gianni. L'ostentazione di ottimismo fatta dal Presidente Gianni è impressionante se si pensano quali sono i rischi che tuttora si stanno correndo con l'attraversamento da parte della Talpa del sottosuolo di Firenze. E questi rischi sono stati anche evidenziati e messi in, in discussione dal punto di vista di quella che è la stabilità non soltanto degli edifici in cui molti cittadini hanno avuto da ridire, ma anche per quanto riguarda i danni, alla, i danni che la subsidenza potrebbe causare anche alla, alla tranvia e a tutto quello che è di infrastrutture che, passa, che è sopra la parte in cui passerà la talpa, perché ricordiamo una cosa, il Presidente ha salutato quasi con un sospiro di sollievo il fatto che adesso sia in una fase avanzata e per fortuna non è, e non è successo niente, quasi come se fosse un per fortuna. Ma non dimentichiamoci una cosa, che adesso per quanto la talpa vada più in profondità e per quanto le scavazioni ora possano essere considerate più o meno sicure, adesso il percorso dovrà essere fatto all'indietro. E quindi ci saranno di nuovo altre scavazioni che probabilmente aumenteranno la subsidenza. Quando è stato chiesto anche da parte dei comitati, e lo continuiamo a chiedere anche noi, di mettere quei famosi segnale, quella segnaletica, quelli che vengono chiamati i vetrini, per cercare di capire se ci sono o meno delle subsidenze che possono danneggiare tutto ciò che è sopra, edifici, tranvia, strade. Quello non è ancora stato fatto e ripetiamo, l'escavatrice deve ancora tornare indietro e fare un'altra galleria. Oggi lo scavo è sotto via don misoni ha già fatto più di 700 metri e onestamente eh, era il punto più delicato, quello che da rasoterra si passa a 3 metri di profondità sotto la ferrovia, che è la ferrovia da Milano a Roma, la più delicata, la più importante, la più strategica per l'Italia. Non c'è stato un elemento di freno, non c'è stato un danno. E poi sotto le case eh, sapevamo che passa e eh, può contagiare più di 300 abitazioni. Eh, se ci sarà accertato qualche danno sarà assolutamente rimborsato e ripagato ma niente eh, come si suol dire di trascendentale che eh, abbia generato dubbi sull'azione positiva in piena sicurezza che la Talpa sta facendo e poi la Talpa arriva dove sarà la stazione Belfiore e io vi farei vedere come procedono e vanno avanti bene i lavori in quello che è il tratto fra via Circondaria, via Le Redi, eh, quello che sarà il nuovo centro di Firenze, si sposta il baricentro di Firenze con l'alta velocità e indubbiamente ci sarà da riflettere, discutere, eh, trovare eh, diciamo così, le indicazioni precise su cosa farci: i parcheggi, lo scambio con i bus turistici, le azioni di promozione, l'estensione eh, di attività fieristiche della Fortezza da Basso. Sarà questo il vero tema della Firenze del domani. Il Consiglio regionale si è poi confrontato sul piano di tutela delle acque della Toscana. Da una parte l'opposizione ha messo in evidenza la necessità di una più oculata attenzione verso la risorsa potabile, per esempio andandola a rivedere per le docce negli stabilimenti balneari. Dall'altra l'assessore Monni ha elencato gli elementi fondamentali del piano che interessa vari ambiti, quali la tutela delle acque, il settore idrologico e geologico, quello sulla tutela della natura e del mare, della forestazione, dell'agroalimentare ed infine il settore delle bonifiche. L'informativa dell'assessore Monni è un'informativa generale che però non individua correttamente il rapporto fra il piano di tutela delle acque e il piano di gestione che è l'atto sovraordinato che è di competenza dell'autorità di distretto. Di fatto quest'ultimo il piano di gestione è operativo, va di sei anni in sei anni, siamo già alla fine del secondo sessennio. In realtà la Regione Toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque. e I risultati purtroppo si vedono, ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche, il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse. Io sono venuto qui specificatamente per gli agenti inquinanti soprattutto per il PFAS, che è un agente inquinante che non si degrada, resta intonso nei secoli, sia per quello che riguarda l'ambiente, sia per quello che riguarda qualora ingerito l'essere umano. È un agente che crea, può creare danni impressionanti, l'aumento del cancro, deformità nei bambini, nascita dei bambini sottopeso e la sterilità maschile. Fortunatamente gli esami che Alpat ha fatto hanno dimostrato che la Toscana in questo momento non ha questa emergenza, i parametri sono tutti sotto il limite di guardia, abbondantemente, eh, oserei anche dire, anche se lì si parla dal depuratore un po' bisognerebbe vedere cosa c'è prima. Ma eh, dispiace che il Partito Democratico invece abbia votato contro quello che era un documento proposto dal Movimento 5 Stelle che era assolutamente di buon senso e poi solo di indirizzo. Cioè mantenere un controllo costante, determinare e capire bene quali siano i limiti e fare sì che i controlli si susseguino con una certa ehm, scadenza. Serve un cambio di paradigma completo, così come ci è stato anche suggerito da vari enti e istituti che lavorano a quelli che sono i modelli eh, pluviometrici e quelli che lavorano eh, in tutti i campi che riguardano la risorsa acqua nel suo insieme. C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città, specialmente ancora oggi, sono enormi. Le risorse idriche, così come esistono adesso e come sono adesso, non sono migliorate se non in pochi casi, mentre altre hanno avuto netti peggioramenti anche da nuove sostanze che in Veneto, lo ricordiamo, stanno facendo danni enormi e sono estremamente pericolose e c'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua, c'è il cuneo salino che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marino in tutto questo la regione in questi anni bisogna dire che non si è attivata molto. È stata un'informativa articolata molto dettagliata ci sono tantissimi aspetti che anche nel dibattito sono stati ripresi e questo credo sia molto importante e significativo c'è stato un Confronto sul merito già nella fase della discussione eh, di questa informativa poi c'è stato anche il momento eh, delle analisi eh, rispetto agli atti presentati dai vari gruppi, si tratta come detto dell'avvio di un percorso che tra l'altro come è stato evidenziato anche eh, in numerosi interventi vedrà la partecipazione di tanti soggetti e poi abbiamo evidenziato, lo abbiamo fatto come gruppo del Partito Democratico trovando piena eh, corrispondenza anche nelle, negli impegni dell'assessore Monni, ovviamente abbiamo evidenziato l'importanza anche di un percorso di partecipazione che si rivolgano anche alla cittadinanza. Durante l'ultimo Consiglio regionale è stata anche bocciata una proposta di legge presentata dal consigliere Giovanni Galli che sosteneva la possibilità di allenazione di vecchi alloggi popolari, detti ERP, per consentire ai comuni di costruirne di nuovi. In Toscana, ha denunciato l'opposizione, nel 2022 sono stati costruiti solo 87 nuovi alloggi popolari. Nello stesso anno solo il 4% delle domande di affitto a canone agevolato presentate sono state accolte. È una di legge che pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle, nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter eh, avere, eh, eh, dare un messaggio di emancipazione no, a, queste, a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono costruiti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, di, di, di che sono stati realizzati prima del, prima, negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere rest, eh, ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma e questa era una possibilità per queste, per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. La proposta di legge che è andata in discussione eh, pochi minuti fa in consiglio, è un tentativo di mettere mano a una situazione che è drammaticamente eh, conflittuale. Il capogruppo del PD ha detto che loro voteranno contro perché l'articolo 5, cioè quello che dice tante case possono essere alienate, tante quanto eh, ne vengono reimmesse in. In funzione durante il, eh, il periodo, no? e questo però ci dà dei dati: scusate, le leggo perché: eh, 4500 appartamenti sfitti sono state fatte 20.800 domande, di cui 17.700 accolte, quindi persone con i requisiti. Ma 1.029 assegnazioni soltanto, cioè quindi un'inezia. Eh, I comuni hanno 4.400 richieste eh, da parte dei comuni per essere alienate, ne sono state alienate 200, cioè quindi è un niente che eh, non ha soluzione. Le case ERP mancano e quindi è veramente incredibile che le si vogliano vendere avendone ancora di meno. Probabilmente per coprire la latitanza del governo anche su questo settore, perché non ha messo niente per la realizzazione di nuovi alloggi ERP, non ha messo niente per il contributo affitti, non ha messo niente per quanto riguarda l'amorosità incolpevole, allora forse anche con buona volontà si vorrebbe trovare la soluzione vendendo una parte del patrimonio per intervenire sugli alloggi di risulta. Per prima di essere riconsegnati. In realtà dei 4.800 alloggi che sono da ristrutturare, il 60% hanno già il finanziamento, per il resto occorre trovare le risorse, ristrutturarli e darli alle famiglie che sono in graduatoria e giustamente attendono una casa perché ne hanno bisogno. A margine del Consiglio regionale è stata commentata la notizia dell'arrivo di 66 milioni di euro dal governo per i danni dell'alluvione in Toscana dello scorso novembre, una notizia che mette tutti d'accordo, non senza qualche frecciata. Finalmente arrivano dei soldi, arrivano dal governo e viva, come io dirò e viva quando arriveranno i soldi della regione. Dobbiamo essere seri. Se qualcuno pensa veramente io quando ho letto il presidente Gianni dire che Giorgia Meloni avrebbe portato 66 milioni di euro per le famiglie toscane perché lui, a margine dell'incontro sulla firma dei fondi di coesione e sviluppo, siccome si era arrabbiato della visita della Premier all'ospedale Mayer, allora eh, ha chiesto in cambio 66 milioni. E giustamente Giorgia Meloni si è frugata nelle tasche e aveva 66 milioni e ce li ha messi sul tavolino. Per favore, serietà. Il governo ha lavorato mesi per trovare questi 66 milioni. Il presidente Gianni lo sa benissimo: tanto che il giorno prima aveva annunciato sul giornale che sarebbero arrivati questi 66 milioni, perché evidentemente qualcuno dal parlamento aveva spifferato che il governo stava lavorando su quella cifra. E va bene così, nel senso. Pensiamo a ringraziare il governo che, ha fatto, che sta facendo la sua parte, che non è finita qua e intanto applaudiamo l'arrivo di questi 66 milioni. È il frutto di quel colloquio a quattro occhi che eh, avevamo nel nostro Palazzo della Presidenza, il Palazzo Sagrati Strozzi, il 13 di marzo, quando a margine della firma eh, del FSC, del Fondo di Sviluppo e Coesione, che è un fondo di risorse regionali eh, che il governo deve, Trovare i criteri per distribuire e equilibrare fra le 20 regioni italiane noi indicammo tutte quelle azioni di cui abbiamo sempre spesso parlato. Allora, accanto alla firma dell'FSC, io e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ci scambiamo le nostre opinioni rispetto alla questione dei rimborsi a coloro che hanno subito l'alluvione tra il 2 e il 3 novembre. E devo dire che quello che la Presidente eh, in quel momento assunse così, come impegno quello di recepire fra i gangli eh, del bilancio dello Stato eh, appunto 66-67 milioni da destinare a famiglie e imprese eh, è stato recepito nel decreto legge che è stato e ha rifirmato. Si era parlato di un emendamento invece è meglio così aver inserito tutto direttamente nel decreto legge quello che eh, avevamo raggiunto come accordo con la Mermeloni si è realizzato. È tutto anche per questa settimana da cronache e commenti. L'appuntamento è fra sette giorni esatti, sempre con gli argomenti e il dibattito che si svolge nel Consiglio regionale toscano.